Ora proviamo a vedere questo pezzo. Mi piace, va bene, non è male. No. Va bene questo. Abbiamo detto che è definita l'unità di misura della lunghezza, come questo pezzo qua. Per misurare questa roba qua, scusa, sto sbagliando. Forse questo. Ma che. Non dovrei. Ah, ok. Per misurare questa roba qua, dobbiamo andare a vedere quante volte questo cade in questa cosa qua. Quindi diciamo, se questo è, abbiamo detto metri. Dico, guarda, questa cosa qua misura magari 6 volte questo metro, quindi 6 metri. Poi abbiamo definito come velocità uguale a spazio diviso tempo. Che proviamo a ingrandire questa cosa qua. Se andiamo in GeoGebra, magari, perché adesso non ho voglia di fare altro. Proviamo a mettere il testo. Se usiamo la formula là per latex frazioni, possiamo dire delta x, dobbiamo usare anche simboli greci, delta, quindi copiamo questo delta, che cos'è questo delta t? È uguale a velocità uguale a questo. Ricorda però una sola cosa che adesso non mi viene, è che sulla velocità, siccome abbiamo detto che potrei anche trovare una tecnica, però non lo so se mi viene normale. Potrebbe essere. Vediamo un po'. No, il pedice. Allora forse è così. Ah sì. Però non importa, sopra la V dobbiamo avere una freccia per indicare che la velocità ha una caratteristica vettoriale. Che cosa vuol dire? Significa che nello spazio ha una direzione e un verso, più una intensità, vuol dire quanto vale il numero. Ok? Quindi la velocità abbiamo definito in questo modo, lo spazio che un oggetto percorre in un tempo. Ok? La velocità mi dà l'informazione quanti metri il mio oggetto avanza, percorre in un secondo. Quindi se io ti dico, allora intanto scrivo questa cosa qua e poi vediamo di farlo diventare un pochino grande. Generali, testo molto grande, va bene. Poi se io dico l'ho dato una velocità pari a 5 secondi, 5 metri al secondo, perché l'unità di misura della lunghezza è il metro, quello del tempo è il secondo, significa il mio corpo dopo ogni secondo va avanti di 5 metri. Quindi se l'oggetto parte da 10 metri con una velocità di, scriviamo questa volta. Se l'oggetto pa Ok, adesso prendiamo la matita. Se l'oggetto parte da x iniziale, perché in realtà x iniziale è uguale a 10 metri. Proviamo, come si fa ad aggiungere? Pagina successiva, x finale sarà velocità con cui era partito, velocità iniziale,
Ah no, scusa, ho sbagliato, non è velocità iniziale, è spazio iniziale, quindi dov'era all'inizio, più, siccome abbiamo detto dopo un secondo, dopo un secondo sarà pari a x iniziale più velocità. Perché se... Cioè, perché dico questo? Perché significa che qua la velocità lo sto moltiplicando con 1 di secondo, che sarebbe il tempo, eh? Quindi la velocità mi dice, guarda, quanto spazio avanza, cioè va avanti il mio oggetto partendo da questo punto qua. Come dicevo, andiamo a pagina successiva. Come dicevo, se il mio spazio, se il mio oggetto inizialmente era a 10 metri con velocità, con cui parte, qua non scrivo iniziale, ma possiamo anche dirlo, parte con una velocità di 5 metri al secondo, significa dopo un secondo, dopo tx, tsec, lo spazio finale sarà 10, ovviamente anche questo in metri, più 5 metri, che arriva da qua. Significa se lui adesso si troverà a una distanza di 15 metri dall'origine, dal punto di partenza. Poi abbiamo definito, adesso dobbiamo andare su GeoGebra, abbiamo definito un altro oggetto che è la accelerazione. Che cos'è o come abbiamo definito l'accelerazione? Ovviamente anche l'accelerazione che nasce dalla velocità ha una caratteristica vettoriale, cioè una direzione, un verso e un modulo. Quindi il verso potrebbe essere, se è negativo, vuol dire che il mio oggetto sta frenando, vuol dire che sta fermando. Se è negativo non significa che sta andando indietro. Accelerazione, se è negativo significa che l'oggetto sta rallentando. Va bene? Mentre velocità negativa significa che sta andando in direzione opposta, cioè sta andando verso x negativo. Va bene, facciamo questa distinzione. Ok? Quindi accelerazione, se è negativa, dove sei? Se l'accelerazione è molto grande, se l'accelerazione è minore di 0, vuol dire che il mio oggetto si sta rallentando, mentre se la velocità è negativa, minore di 0, significa che l'oggetto invece di andare avanti, avanti così, se x, se lo 0 di x è qua e x è positiva da questa parte, significa che il mio oggetto sta andando da questa parte, va bene? Se velocità è minore di 0, mentre sta andando di qua se la velocità è maggiore di 0. Va bene? Quindi poi dalle osservazioni si può dire, Newton dice che se l'oggetto ha una massa m che si misura in chilogrammi diverso da zero, allora esiste una cosa che si chiama accelerazione, che moltiplicata con quest'm mi darà questa cosa qua che noi definiamo come Newton, cioè scusa, forza. Quindi Sì. se un oggetto ha una massa diversa da zero, allora se a questo oggetto applico una forza, questa cosa qua ottiene un'accelerazione. Vuol dire che cambia il suo stato. Se era fermo, inizia a muoversi. Sì. Quando si muove significa che cambia la sua velocità. Siccome cambia la sua velocità nel tempo, come per definizione, se cambia la velocità nel tempo, abbiamo l'accelerazione. Ecco, in altre parole, se esiste un m e questo m ha un'accelerazione diversa da zero, allora sicuramente questo simbolo esiste, in matematica si dice esiste, che cosa? Una forza F che agisce su questo oggetto. Poi, se parliamo del nostro pianeta Terra, questo magari facciamo una sfera così,
Questo cosa fa? Crea un buco intorno a sé così. Questo è il nostro spazio-tempo. Quindi se noi qua mettiamo una mela, magari anche la luna, tutti, siccome sono in pendenza, cercano di andare verso giù. Va bene? Ma perché c'è? Appunto c'è questo buco. Ora, siccome non c'è nessuno che li fa cadere, ma loro cadono lo stesso, significa che su questi agisce una forza in questa direzione. Ok? Ma se c'è una forza, significa che implica che esiste questa accelerazione. Poiché non c'è nessun altro che agisce su questi corpi, questa accelerazione è uguale per tutti. Quindi questa A, abbiamo misurato, vale 9,8 e qualcosa metri al secondo quadrato. Accelerazione seconda al quadrato. Questa accelerazione mi dice quanto varia la velocità in un secondo. Quindi se il mio oggetto parte con una velocità di 10,5 metri al secondo, l'accelerazione 10 metri 5 al secondo, la accelerazione vale questo, mi dice dopo un secondo la velocità sarà 10,5 più 9,81, sarà più o meno 10 più 9 fa 20, 5 più 8 fa 1,3, quindi 21,31 metri al secondo. Dopo un secondo la mia velocità è questa. Ok? Allora, finendo tutto, quindi se un oggetto ha una veloforza e m è diverso da 0, allora questo oggetto ha una accelerazione. Se conosco l'accelerazione e conosco il tempo per cui è applicata questa forza, delta t, posso trovare la velocità e poi conosco anche e velocità iniziale, trovo velocità finale. Se trovo velocità finale e se conosco, ovviamente conoscendo il delta t, conosco anche lo spazio iniziale, posso trovare velocità finale, cioè dell'oggetto, cioè alla fine della storia dove si troverà il mio oggetto. Quindi è come dire, conosco questo, trovo questo e conosco questi due, trovo questo. Se conosco anche questo e questo calcolato, trovo anche velocità finale. Così ho trovato un po' dove si troverà il mio oggetto. Secondo me questo ci fa capire che conoscendo due o tre formule da due altre formule possiamo trovare una cosa. Che cosa? Che se conosco la massa, conosco la velocità sotto cui è sottoposto il mio oggetto, posso trovare, e poi noto il tempo per cui è stata applicata questa forza sul corpo, posso trovare partendo da zero dove va a finire il mio oggetto dopo tot secondi. Grazie mille. A dopo.